abbiamo già avuto modo in più volte di ricordare, possiamo dire, un po' l'evento di questo anime, la presenza, il ritorno e alla grande di Delio Gallina con i suoi, con le sue rappresentanze, con i vini, le birre, soprattutto con il suo direttore commerciale Andrea Matranga. Ecco, Gallina era assente da qualche anno, ha fatto un ritorno, l'ha fatto, come dicevo, alla grande, presentate un numero impressionante di birre e soprattutto anche di vini nazionali. Esatto, sì, ci siamo ripresentati a questa manifestazione riproponendo quello che è la nostra gamma per essere sempre visibili sul territorio bresciano, coinvolgendo 25 aziende vinicole, 3 aziende di birra di cui siamo importatori ufficiali per la provincia di Brescia. Questo per comunque dare sempre un servizio ai nostri clienti e poterli sempre accogliere nel migliore dei modi e aggiornarli sulle novità che abbiamo a disposizione, considerando che la nostra è un'azienda che non distribuisce solamente i prodotti, ma soprattutto è rappresentante ufficiale per questi prodotti sulla provincia di Brescia. Abbiamo già avuto modo in altre edizioni di Anime di presentare un po' i vini che proponete voi, praticamente una vasta gamma a livello nazionale, compreso ovviamente qualcuno del Garda, Lago di Garda e dintorni. Ecco, Gallina non nasce però come rappresentante, come distributore di vini, ma come è stato questo avvicinamento ai vini? Ma l'avvicinamento al mondo vino è nato sicuramente per un discorso di affinamento commerciale. Chiaramente la birra ti dava uno spazio sul territorio che comunque non era di 12 mesi all'anno. Il mondo del vino 12 anni fa era nel suo pieno sviluppo. Abbiamo costituito, Delio ha costituito un'agenzia di rappresentanze, ha cercato di coinvolgere delle persone, dei collaboratori che fossero appassionati di vino e pian piano negli anni, con diverse situazioni favorevoli e molti investimenti, è riuscito a realizzare comunque una struttura oggi completa di birra e di vino.